Chi sono, o meglio, chi erano i nouveaux philosophes francesi? In termini generalissimi, e dunque prescindendo dalla specificità dei singoli autori che hanno composto questa compagine piuttosto eterogenea e variegata di pensatori, i nouveaux philosophes francesi sono un gruppo di intellettuali degli anni 70 del Novecento che hanno come proprio tratto caratteristico il fatto, per un verso, di essere diventati una vera e propria moda filosofica del tempo e per un altro verso, da un punto di vista più propriamente filosofico, di aver utilizzato la filosofia in una vera e propria chiave ideologica di legittimazione del presente. E le due cose, naturalmente, cioè l'essere diventati una moda e l'aver utilizzato la filosofia in chiave ideologica, procedono ampiamente di conserva. Vediamo di fare chiarezza, sia pure rapidamente e in maniera solo impressionistica, su questi due aspetti. Cosa hanno fatto i nouveaux philosophes francesi nella loro essenza più intima? Direi che i nouveaux philosophes francesi, per dirle in maniera molto generale, hanno preso le mosse dai conclamati e evidenti fallimenti della filosofia politica del loro tempo, in particolare dal fatto che i tentativi filosofici di governare l'ordine del mondo avevano prodotto e producevano continuamente vittime, si pensi alle vicende dello stalinismo, del fascismo e così via, ebbene prendevano le mosse da queste esperienze tragiche per trarne la conseguenza secondo la quale era giunto il momento di farla finita con le grandi utopie politiche universali e di ripiegare sull'individuo. Cioè i nouveaux philosophes francesi avevano per la prima volta intrapreso una sorta di virata della filosofia verso l'individualismo assoluto, con necessario abbandono dei grandi progetti trasformativi utopici di ingegneria sociale che avevano caratterizzato, ad esempio, la grande tradizione del marxismo, particolarmente in auge in area francese in quegli anni. I nouveaux philosophes, tra cui ad esempio si può ricordare Bernard-Henri Lévy, utilizzavano queste esperienze di sofferenza del materiale umano per prendere le mosse in vista di una legittimazione della realtà così com'è, intesa non già come contraddittoria e modificabile, bensì come contraddittoria ma non modificabile, secondo l'assunto in forza del quale la realtà, certo densa di contraddizione e gravida di incongruenze, non dovesse essere però modificata, perché ogni tentativo di trasformare politicamente il mondo finiva, a dire dei nouveaux philosophes, in tragedia. Utilizzavano cioè il materiale umano, la sofferenza nella storia, per trarne il desolato, il desolante corollario secondo cui rien ne va plus. Nulla funziona più, bisogna abbandonare le importune fantasie politiche di trasformazione del mondo, o avrebbe detto Gramsci, i tentativi di mettere le braghe al mondo, e ripiegare in un individualismo all'ombra del potere, tale da garantire al singolo individuo non certo l'emancipazione sociale, ma margini di libertà individuale all'interno di un sistema pur corrotto, ma assunto come intrasformabile. Questo è, nella sua essenza più, diciamo così, più intima e senza il necessario approfondimento che pure bisognerebbe fare, la logica di sviluppo del pensiero dei nouveaux philosophes negli anni 70. Da un punto di vista ideologico si può con diritto sostenere che i nouveaux philosophes hanno costituito forse la prima vera e propria moda filosofica nella storia del Novecento italiano, divenendo ben presto una sorta di compagine dotata di una fama analoga a quella di una rock band, perché il circo mediatico dei giornali e dei circuiti dell'informazione e della propaganda ben presto prese a parlare dei nouveaux philosophes come se fossero un brand pubblicitario, come se fossero una saponetta o un deodorante reclamizzato dai circuiti della pubblicità. Qualcosa del genere sarebbe poi accaduto non molti anni dopo
in verità con il pensiero debole e più recentemente con il nuovo realismo, innalzati dalle logiche pubblicitarie e dalla dittatura televisiva a vere e proprie mode filosofiche tali da determinare ampiamente l'opinione pubblica. Perché i nouveaux philosophes divennero una moda filosofica? Non dimentichiamo mai che le mode, a maggior ragione le mode culturali e filosofiche, non sono mai innocenti, giacché vanno di moda sempre e solo quelle correnti, quei pensatori o quelle filosofie che assecondano e confermano lo spirito del tempo, cioè quelle correnti e quei filosofi che dicono ciò che lo spirito del tempo vuole sentirsi dire. Se dovessimo esprimere questo concetto con la sintassi marxiana, potremmo allora sostenere che le mode filosofiche seguono e raddoppiano i cicli della produzione capitalistica, ragion per cui le mode filosofiche stanno in rapporto diretto con la produzione capitalistica alla quale forniscono una legittimazione, avrebbe detto Marx, sovrastrutturale, o avrebbe detto Pierre Bourdieu, garantiscono l'ordine simbolico dominante. Ed effettivamente in quel frangente storico, gli anni 70, vi era bisogno per un capitalismo che cercava di liberarsi sempre più dalla morsa di un marxismo che lo metteva in discussione, che proponeva la via utopica del superamento del capitalismo stesso tramite la dialettica hegelo-marxiana, vi era bisogno di contrabbandare compulsivamente l'idea secondo la quale la realtà, per quanto ingiusta, non fosse passibile di trasformazione, ma richiedesse, pur nella sua ingiustizia strutturale, il necessario adattamento, quello che i tedeschi chiamano la Weltanpassung, l'adattamento al mondo, considerato appunto non come giusto e buono, cosa che evidentemente non è, ma come intrasformabile, come appunto tale da richiedere un adattamento in forza del quale l'individuo può però ritagliarsi chance di libertà individuale nel pur deplorato ordine del mondo. Questa è la funzione ideologica svolta dai nouveaux philosophes, come oserei dire se si dovesse ipoteticamente proseguire la logica di sviluppo tramite Gestaltung, tramite figure della fenomenologia dello spirito hegeliana, la logica di sviluppo che porta tramite i nouveaux philosophes al postmoderno e poi alle oggi in voga forme di rassegnazione depressiva rispetto all'ordine di un mondo dichiarato intrasformabile con annesso congedo dalle forme di dialettica hegelo-marxiana. Cioè appunto con i nouveaux philosophes, con la moda reclamizzata dei nouveaux philosophes di Bernard-Henri Lévy, il mondo diventa qualcosa di intrasformabile, non c'è più progetto utopico sociale, si eclissa il marxiano sogno di una cosa, resta sempre solo l'individuo che dopo aver sperimentato le tragedie che scaturiscono ineludibilmente da ogni tentativo pratico, trasformativo e sociale, ripiega in se stesso, in uno scolpimento del proprio io individuale all'ombra del potere, all'ombra del sociale, una vera e propria messa in congedo del sociale e della politica per dare spazio all'individuo in un mondo certo contraddittorio e ingiusto, ma non trasformabile. Appunto da qui si apre, si inaugura quella stagione di pensiero filosofico che troverà poi nel postmoderno una propria stazione di sviluppo fondamentale e che culmina nelle odierne filosofie del disincantamento, dell'impotenza generale al cospetto della tecnica planetaria o ancora nelle rassegnate apologie del reale come mondo che deve essere sopportato ma non trasformato, in quella in verità indecente rovesciamento della undicesima tesi su Feuerbach di Marx, tale per cui il mondo non deve essere cambiato ma sopportato, o se volete deve essere non trasformato ma interpretato. I nouveaux philosophes costituiscono una stazione di passaggio necessaria e se ne ha anche un riscontro, credo abbastanza efficace, nella vicenda biografica di uno dei loro più grandi esponenti, che anche poc'anzi ho rievocato, Bernard-Henri Lévy, che appunto tra i capofila dei nouveaux philosophes è oggi operativo come sempre al servizio del potere, è un pensatore sempre allineato con le cause del potere, lo troviamo a difendere i bombardamenti in Libia e a difendere la rivoluzione colorata dell'Ucraina nel 2014,
lo troviamo a difendere il genocidio di palestinesi a Gaza encomiato sulle prime pagine dei quotidiani italiani. Cioè appunto con i Nouveau Philosophes, in un finto abbandono della politica che in realtà potenzia l'individuo all'ombra del potere, quindi l'ideologia stessa ultraindividualistica del capitale dominante, troviamo confermato l'ordine simbolico dominante da parte di questi pensatori che in cambio della loro servile aderenza all'ordine del mondo, favorendo cioè la Weltan Passung, ottengono in cambio visibilità mediatica e gloria televisiva, venendo propagandati dal sistema come i più grandi pensatori dell'Occidente, come i pensatori più alla page dell'ordine mondiale esistente. Da questo punto di vista credo che i Nouveau Philosophes stessi, parafrasando il titolo di un'opera dello stesso Bernard Henri Lévy, costituiscono un episodio fondamentale della ideologia francese. Così come Marx scrisse un'ideologia tedesca, si potrebbe oggi forse scrivere un'ideologia francese inserendo al suo interno quella ricca costellazione di pensatori molto eterogenei fra loro, Deleuze, Foucault, gli stessi Nouveau Philosophes, Derrida, che ripeto, da fronti diversissime e inaccostabili fra loro, hanno come comune denominatore la messa in congedo della dialettica Hegel-Marx e quindi della passione rivoluzionaria anticapitalistica, fino ad approdare appunto allo stesso Bernard Henri Lévy, che si fa oggi, 2014, promotore, citando ancora un titolo di un suo saggio, della barbarie dal volto umano, cioè dei bombardamenti etici, dell'embargo terapeutico e dell'interventismo umanitario.